Buongiorno, benvenuta all'angolo delle idee. Cosa facciamo oggi insieme? Vediamo, ci sono un sacco di cose da fare effettivamente, però oggi ho pensato di fare i gessetti con la polvere di ceramica. Che ne dici? Vediamo un po' il materiale che serve, perché poi veramente questo è un progetto veramente semplicissimo e veloce. Lo so, lo dico tutte le volte, ma anche stavolta vedrai che il risultato finale sarà perfetto. Allora, vediamo cosa serve. Innanzitutto non può mancare la polvere di ceramica. Assolutamente, questa è fantastica, è bianca, è liscia, è perfetta, vedrai come ti troverai benissimo. Poi, stampini, ma qua non c'è nessun problema perché abbiamo una vasta scelta di stampini in silicone, sia ad uso alimentare che non, quindi fatti appositamente per i nostri fantastici gessetti. Ti consiglio di venire a trovarci in negozio all'Angolo delle Idee di San Bonifacio, Verona, oppure dare un'occhiata nel nostro shop online, l'angolodelleideeshop.it. Nella sezione hobbistica troverai un sacco di cose adatte a te che sei una creativa, per cui dai un'occhiata. Allora, dicevamo polvere di ceramica, poi stampini e poi per decorarli abbiamo i pennarelli. Questi sono apposta per i gessetti, hanno la doppia punta, da una parte una punta un po' più grossa a scalpello che serve proprio per dipingerli, per colorarli, quindi veramente a prova di bambino. E la parte più dall'altra parte, la punta più sottile che serve sia per scrivere, perché puoi anche personalizzarli e decorarli in questo modo, oppure per fare appunto i punti più sottili, più piccolini, che serve un attimo di precisione in più. Quindi polvere di ceramica, stampi, pennarelli, poi eventualmente per colorarli puoi usare anche i colori acrilici e pennello, quindi andare di pennello a go-go. E poi per ultimo l'essenza per profumarle, per renderle ancora più particolari. Noi abbiamo l'essenza spray, oppure puoi usare degli oli essenziali con le gocce da mettere nel rovescio in modo da non rovinare, eventualmente se fosse un attimo più colorata, da non rovinare la parte davanti che poi andremo a decorare. Per cui, avendo tutto il materiale a disposizione, mettiamoci subito all'opera. Ti faccio vedere come realizzarli. Eccoci qui. Innanzitutto scegliamo che stampo usare. Io ho scelto questo perché mi piace tantissimo. Sono dei medaglioni, hanno già il foro passante, per cui questi sono ideali da appendere all'albero o da chiudipacco. Questo è meraviglioso. Adesso ti faccio vedere come utilizzarlo. Quindi giriamo dal rovescio. Prendiamo subito la nostra unità di misura. Qui c'è l'acqua. Io ho già messo dentro alla mia ciotolina tre parti, quindi tre parti di polvere e uno di acqua. Versiamo il tutto dentro. Abbiamo veramente pochissimi minuti per mescolare e far diventare l'impasto una cosa omogenea, perché questo fortunatamente si secca subito, quindi bisogna essere abbastanza veloci. Mescoliamo bene per togliere tutti i grumi e far sì che sia una cosa appunto omogenea. Mi raccomando, se ti rimane qualcosa nella ciotolina, non buttarla dentro al lavello, assolutamente. E poi usa appunto una ciotolina che non utilizzerai più per nessun altro motivo, se non per fare i gessetti, ovviamente. Ok, direi che ci siamo. Questo dovrebbe essere l'impasto, è abbastanza liquido, non deve essere una cosa molto densa. Uno yogurt, per farti capire, ecco, una specie di yogurt, un po' più liquido forse. Allora, iniziamo con il versare il composto sullo stampo. In questo caso devo andare oltre al buchetto, perché poi appunto servirà per appenderlo. Arriviamo al limite dello stampo. Ecco qui, lasciamo asciugare, loro in mezz'ora sono pronti, però ti consiglio di farlo alla sera e toglierli alla mattina, lasciare più tempo possibile. Poi prima di dipingerli, mi raccomando, 48 ore. Una volta passato il tempo che abbiamo lasciato asciugare, basta semplicemente tirare fuori lo stampino ed ecco qui la sagoma come ne è uscita. Perfetta, proprio perché c'è uno stampo che dà il tutto e la sagoma e la forma. Ecco qui.
Queste sono alcune delle sagome appunto di quello stampino, ma veramente ce ne sono tantissimi e puoi realizzare delle cose favolose e perfette. Ora iniziamo subito a decorare. Vorrei fare l'angioletto. Vediamo insieme. Voglio decorarlo con i pennarelli. Ogni pennarello ha il suo codice colore. Iniziamo subito così ti faccio vedere quanto è facile decorarli con i pennarelli. Thank you.
Hai visto? Che ti dicevo? Facilissimo! E adesso potrai veramente divertirti a decorare e a creare qualsiasi tipo di gessetto utilizzando vari stampi. Puoi veramente divertirti e questa è solo una delle tantissime idee che possiamo darti. E poi veramente spazio alla creatività a mille. Per cui mettiamoci subito all'opera, facciamo i nostri gessetti e divertiamoci tantissimo a decorarli. Ti aspetto al prossimo video tutorial. Ciao e grazie!